La radio, uno strumento che ci ha accompagnato negli anni. Siamo andati a Castello di Godego tra collezionisti e restauratori. Negli anni 30 e 40 con le prime radio, vero? I tempi della guerra. Eh sì. Questa radio, ad esempio, riceve... Adesso riceve solamente onde medie, onde corte, non c'è l'FM ancora. Non c'era l'FM, non esisteva, non c'era. Non c'era. Ecco, qui abbiamo quindi onde medie, onde corte, onde cortissime. Quindi si riceveva Berlino, Mosca, Vaticano. Funzionavano come queste radio? A corrente e con le valvole. Una radio un po' più moderna, siamo sempre una radio a valvole con un modello Fonol, anche questo datato. Sì. Poi le esigenze erano, crescevano, diventavano diverse, quindi si voleva cosa? Oltre alla radio anche il... giradischi. Ma quante radio ha raccolto in tutti questi anni? Saranno circa 200. 200. E continua a raccoglierle? Sì, 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 sempre. È proprio nel sangue, è proprio la passione. Restauratore, sì, ma per tutti i miei clienti, per tutti gli amici, qualche museo mi manda qualche pezzo da restaurare. Lo faccio volentieri. I pezzi più antichi di radio che ha restaurato? Parlo di Radio Marelli, anni 30. Sono partito da lì e poi mano a mano. È chiaro che anch'io mi tengo nascoste le mie vecchie radio. Io ho radio francesi, inglesi come questa, oppure italiane, degli anni 30, diremmo l'anteguerra. Il dopoguerra purtroppo non ha grande pregio.